Abbiamo i nostri microfoni Pia ragazzi, questa sera mi devi pagare da bere primo perché sappiamo, complimenti perché è stata veramente una bella partita. Ringrazio per i complimenti, ovviamente cioè, i giocatori sono quelli che decretano le fortune e le sfortune delle società e degli allenatori, quindi voglio dire in questa occasione sicuramente i ragazzi ci hanno messo tutto e hanno fatto anche delle cose secondo me molto, molto interessanti da un punto di vista fisico anche, soprattutto. Abbiamo anche sopperito a una giornata sia scarsa nel minutaggio. Marcel, che è il nostro terminale offensivo diciamo principale, però anche tutti quelli che si sono alternati diciamo sono stati all'altezza della situazione. Allora devo dire, prima di tutto il risultato 81-72 se non mi ricordo male. 81-72 l'hanno cancellato. E devo dirti, grande Michele Signorelli, si vede che ha imparato a Coccaglio a giocare. No, beh, Michele è da un bel po' di partite che è diventato per noi un giocatore clamoroso. Poi è un giocatore, io faccio spesso l'esempio suo nei confronti degli altri giocatori, perché alla fine io l'ho allenato 4 anni fa quando ero a Iseo, che veniva a allenarsi con noi, faceva 5 o 6 allenamenti alla settimana con la Serie B e stava in campo e giocava in seconda divisione a Grumello con gli amici, ma e lui già si allenava con la Serie B e ci stava, ha fatto diciamo un percorso assolutamente sui generis come lui è fondamentalmente come ragazzo, ma comunque è un giocatore veramente clamoroso secondo me, per questa categoria clamoroso, per salire non lo so, per questo sicuramente è diventato un giocatore che nella prima parte ha pagato, secondo me, molto il fatto di aver dovuto giocare quasi sempre playmaker, che non è il suo che ruolo. Non è oggettivamente il suo ruolo, in cui si è adattato e ha fatto delle discrete partite, ma dove ovviamente non poteva esprimere il suo vero potenziale. Mi hai riportato alla memoria l'Iseo, gli allenamenti, che allenavi anche un altro ragazzino? Sì, Giorgio, che andava a prenderlo alle 2 a scuola. A scuola con i panini sì, e lo portavi all'Iseo. Perché sono allenamento alle 2:30. Esatto. Bene, oh, io ti faccio ancora i complimenti, la partita è stata veramente bella. Lumezzane adesso vedremo, domenica toccherà a Pizzighettone incontrarli e hanno avuto un po' le polveri bagnate con Bossini, però c'è da dire che stasera Becchetti ha messo tutto quello che ha buttato per l'aria. Sì, diciamo che voglio dire, comunque secondo me siamo stati bravi, quindi voglio dire, però siamo anche penultimi o una cosa del genere, quindi non dobbiamo, non è che queste partite valgono 6 punti, valgono 2 punti. Noi abbiamo perso delle partite incredibili, abbiamo vinto con Iseo e con questi, con Sarezzo, abbiamo vinto contro squadre importanti e abbiamo perso contro squadre che secondo me sono meno forti di noi, ma che evidentemente hanno nel loro DNA il fatto di essere più squadra rispetto a noi e che quindi nella regolarità dei loro risultati ci sono sopra a noi in classifica. Bene, in bocca al lupo e complimenti ancora, alla prossima. Grazie. Un altro del Coccaglio però adesso è a Lumezzane. Stasera vi hanno fatto sudare fatidiche 7 camicie e alla fine l'hanno portata a casa loro, vi hanno imbrigliato, Bossini polveri bagnate, un po' di errori forse di troppo sotto canestro e loro l'hanno portata a casa. Sono stati più bravi, probabilmente più aggressivi e ci hanno punito, siamo riusciti a limitare il loro giocatore di talento maggiore che ha avuto problemi di falli, però sono usciti tutti gli altri, hanno fatto un'ottima difesa e il punteggio è andato via, non mi ricordo, comunque 8-1-7-2. Quindi hanno fatto una grande difesa e anche un ottimo attacco, perché 80 punti sono tanti, sapevamo che in casa loro ci ha lasciato le penne squadre più blasonate, ci abbiamo provato ma se la sono meritata e quindi onore a Trescore. Complimenti al mio amico Paolino e Giulio che nonostante 40 anni la spiegano ancora. E basta, martedì ci alleneremo. Un altro tuo amico anche Michele che stasera ha fatto... Mi sono dimenticato di Michele, scuola Niners e anche lui ex Coccaglio anche se in tempi diversi. E sì, quindi male per me personalmente. Cioè,
Però va bene, ci può stare una battuta d'arresto fuori casa, l'importante è riscattarci subito domenica, che avremo una partita importante in casa e vediamo di fare bene. Ah, domenica? Ah, contro Pizzighettone, contro Pizzighettone, quindi un big match, perché siamo partiti bene da loro all'andata, loro avevano fatto un po' fatica all'inizio, ma sembra che stiano venendo fuori. E se dovessimo perdere anche quella, li rimetteremo a tutti gli effetti nella lotta playoff. Siccome già è duro il campionato così, onestamente, tenere una concorrente attrezzata e forte, un Pizzighettone lontano, sarebbe meglio. Poi in casa nostra sarebbe bello ricominciare a vincere dopo questo stop, che comunque onore a tre score, che credo che nel complesso abbia meritato. Sì, direi che ha meritato, comunque niente, ci rivediamo domenica allora. Va bene, speriamo. Ti rintervisto, speriamo nelle stesse condizioni. Io sia felice, nelle stesse magari condizioni. Un po' meno. Va bene. Grazie, okay, ciao a tutti. Ciao. Ciao.